Arrivano conferme, Berlusconi si è convinto a trattare la cessione del Milan. Nel CTA Fininvest di oggi è stato ratificato il sì della holding a trattare in esclusiva con i cinesi. Per Prandelli sembra pronto un ritorno alle origini. Con l'Atalanta, il club che lo ha lanciato da allenatore, la trattativa è avanzata. L'ex CT può ripartire dai bergamaschi. Non perde tempo in vista della prossima stagione il Bayern Monaco, già conclusi due colpi, Hummels e dal Benfica Renato Sanchez per 35 milioni più bonus. Dunque, buonasera a tutti, benvenuti ad una nuova edizione del TMV News. Il Milan in primo piano, è arrivato il sì da parte della Fininvest per l'esclusiva sulla cessione del club che è stata concessa al gruppo cinese. Berlusconi pare dunque essersi convinto a lasciare il club, anche se la firma non è vincolante, dunque può anche ripensarci. Approfondiremo la questione qui in studio con Lorenzo Di Benedetto. Buonasera. Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti. E benvenuto anche a Marco Conterio. Ciao Lorenzo, ciao Lorenzi, anzi, come si suol dire, ben trovati. Ricordiamo che tra poco ripartirà anche la tua rubrica dedicata alle pillole del mercato. Rumors, curiosità, trattative, indiscrezioni, vi raccontiamo tutto. Tutte le ultime. Rubrica seguitissima naturalmente, perché darai delle indiscrezioni, delle notizie, quindi insomma rubrica che può diventare sempre più interessante da questo momento in avanti, visto insomma il mercato è alle porte e già adesso naturalmente ci sono tante voci, tante ipotesi che si fanno sulle squadre che si stanno rinforzando. Ma ritorniamo al Milan, sì. Vogliamo fare il punto della situazione, perché potrebbe essere davvero la volta buona per la cessione del Milan dopo tanti ripensamenti da parte di Berlusconi? Ma io credo che per quanto riguarda il Milan ci sia una situazione, spieghiamo prima cosa è accaduto oggi, cioè il sì da parte di Fininvest, c'è stato un consiglio di amministrazione straordinario dove è arrivato il sì all'esclusiva, alla cessione esclusiva, alla possibilità di cedere il Milan in esclusiva ai cinesi. C'è una condizione molto particolare, non vincolante. Qualora sia Fininvest sia Berlusconi o i cinesi si svincolassero, appunto, si tirassero indietro, non ci sarebbe nessuna penale da pagare. Solitamente in questi accordi ci sono sempre delle penali, sempre dei vincoli. Il fatto che qua non ce ne siano è probabilmente un segnale del fatto che siamo ancora all'esplorazione, no, dei termini, ancora non c'è una cifra per la quale i cinesi hanno detto sì, compriamo a questo prezzo, o Silvio Berlusconi aveva detto vendiamo a questo prezzo. Non c'è una percentuale stabilita, i cinesi vorrebbero il 70%, sì. Silvio Berlusconi voleva vendere il 49%, ora sembra convinto sul 51%, insomma ci sono tanti punti interrogativi. Il Milan non è ancora venduto ai cinesi, questo ci teniamo a sottolinearlo, certo. E non è detto che sarà venduto ai cinesi. C'è però questa trattativa, se il Milan sarà venduto per questi 30 giorni, sarà solo a questa cordata cinese. Ecco, si parla di questo mandato in esclusiva di 45 giorni, un'esclusiva, sì, di 45 giorni per la vendita che potrebbe essere del 70% del Milan su una base di 500 milioni di euro. Sì, sulle cifre, ripeto, è difficile stabilirle. È difficile stabilirle perché ancora non c'è una valutazione fissa e concreta del Milan. Se il Milan viene valutato come pare tutto 700 milioni di euro, allora si andrebbe su un'operazione di poco più di 1 miliardo di euro, perché questa accordata, questo consorzio cinese pare intenzionato anche, lo dico in termini poco tecnici, ad accollarsi quelli che sono i debiti di casa Milan, che per l'ultimo triennio sarebbero di una cifra sostanziosa oltre 200 milioni di euro, quindi una cifra che si avvicina al miliardo, inizialmente di 500 milioni più il debito. Vediamo, sono questi giorni caldi, caldissimi, domani potrebbe chiudersi il tutto in un senso o nell'altro, massimo entro questi 40-45 giorni, trattativa portata avanti dall'advisor, che sarebbe colui che è mediatore di queste trattative, l'italo-americano Salvatore Galatioto, statunitense, però chiari origini italiane. Ci vuoi dire tutto su Galatioto? No, volevo tornare a Berlusconi, perché nei giorni scorsi aveva sostenuto che avrebbe preferito lasciare il club in mani italiane, ma certo, evidentemente ha capito che probabilmente in questo momento l'affare più giusto sarebbe quello con il gruppo cinese. Sì, perché insomma lo diciamo da tanto che insomma dall'Oriente si stanno pian piano interessando ai club italiani, lo ha fatto prima Toir con l'Inter, negli altri campionati ci sono russi, ci sono sceicchi, mentre in Italia siamo più indirizzati verso la Cina o verso
l'Oriente. Insomma, la sensazione è che Berlusconi piano piano si stia convincendo veramente a vendere il Milan, perché io credo che comunque lui non possa sopportare di vedere il Milan in queste condizioni, perché adesso il Milan per la terza stagione di fila è vicinissimo a non disputare le coppe europee, quindi il Milan e Berlusconi non vorrebbe cambiare le cose rispetto a come sono attualmente. Quindi la sensazione è che Berlusconi voglia parlare proprio con questa cordata cinese, ha dato il suo sì, sappiamo, lo conosciamo Berlusconi, sappiamo quanto tenga al Milan. Io credo che questi 45 giorni saranno veramente decisivi e per la prima volta si vede un Berlusconi veramente intenzionato a voler discutere in maniera seria, non come è stato con Mr. B, perché con Mr. B insomma ci sono stati tanti discorsi ma poi non si è arrivati a nessuna conclusione. Questa volta io credo potrebbe essere la volta buona. Il mercato invece può aspettare ancora, anche se è chiaro che rischia di essere poi in ritardo il Milan, però in questo momento è difficile comunque fare delle operazioni, pensarle anche. Di fatto, chi le farà? Poi questa è la domanda. Chi lo seguirà il mercato del Milan? Anche senza eventualmente Silvio Berlusconi, sarà Adriano Galliani l'uomo mercato? Arriverà Walter Sabatini? Ci sarà un nome nuovo? Magari questo è tutto da vedere. Si parla sì del futuro di Christian Brocchi, ma io credo che i massimi sistemi del Milan prima vadano decisi. Il Milan è arrivato a essere ceduto troppo tardi in ottica prossima stagione, perché siamo a maggio, inoltrato, una cessione si potrà concretizzare eventualmente, mettiamo fine mese, e fine mese poi è da decidere l'organigramma, la cessione. Galliani ha un contratto, l'allenatore ha un contratto, no, finisce a fine giugno, però c'è da trovarlo, e intanto le altre società si stanno muovendo. È un capitolo che arriva tardi, ma non è mai troppo rischia tardi. Rischia di andare incontro ad un'altra stagione di transizione il Milan nel prossimo campionato. Adesso però cambiamo argomento, parliamo di un'altra panchina, quella dell'Atalanta, perché si profila con forza l'ipotesi di un ritorno sulla panchina dell'Atalanta di Cesare Prandelli, l'ex CT della Nazionale, che potrebbe ripartire da quella squadra da cui ha iniziato proprio la carriera di tecnico. Coinvolgiamo in collegamento telefonico su questo argomento Mino Favini, storico dirigente dell'Atalanta, grandissimo talent scout che è un grande conoscitore di Cesare Prandelli. Buon pomeriggio, buonasera. Buonasera a tutti voi. Allora, subito le chiedo che cosa pensa di questa ipotesi che sta circolando con forza e sta prendendo sempre più consistenza. Ma io ho visto Cesare Prandelli poco più di un mese fa e ancora non ne sapeva nulla. Stamattina ho letto anch'io la notizia, quindi non so se voi mi potete confermare più o meno di una trattativa o di un accordo in atto tra Atalanta e no, ancora Cesare. Non si può parlare di un accordo, comunque insomma è chiaro. La trattativa che, sì. La trattativa sì, sì, la trattativa sì. C'è sicuramente, mi farebbe anche piacere che tornasse da dove è partito in pratica Cesare, quindi stiamo aspettando un po' i tempi della conferma o meno, e sono contento naturalmente per Cesare e per l'Atalanta, perché si tratta di un rientro importante alla guida di una squadra che potrebbe fare bene come ha fatto bene in questi ultimi anni, non ultimo in questo campionato. Ecco, sarebbe un buon modo per Reia. Sì, sì, prego, prego. Vabbè, mi spiace per Reia perché anche lui è un ottimo tecnico, è un ottimo allenatore, quindi però le cose cambiano e bisogna accettarle. Ecco, dicevo, sarebbe un buon modo anche per Prandelli ripartire dall'Atalanta per rilanciarsi dopo l'esperienza negativa al Galatasaray e l'ultima parte in nazionale che non è stata del tutto positiva. Esatto. Buon Cesare è entrato in atto sostituendo Guidolin proprio nel 91-92, adesso non ricordo sì, bene. Affiancato, se non sbaglio, da Valdinoci. Ecco, esatto, con Valdinoci sì. Come secondo. Sì. Esatto. Quindi io ho visto Cesare un mese fa, ma ancora non se ne sapeva niente. Quindi aspettiamo un po' l'esito dell'accordo. Insomma, l'evolversi della situazione, certo. C'è Marco Contelli che voleva rivolgere una domanda. Sì, per quanto riguarda Favini, Prandelli, le ultime paghiere sono state Fiorentina, l'Italia, il Galatasaray, si parla di Lazio e quel che ci risulta lui sta un po' aspettando anche l'evolversi, no, della situazione di casa Lazio. Sì. L'Atalanta
piazza gloriosa, piazza capacissima di lanciare i giovani, lei insomma ne è primissimo testimone, non sarebbe un passo forse troppo indietro rispetto agli ultimi, rispetto alla panchina dell'Italia, ai campioni di Turchia, oppure il progetto giusto? Ritorno un po' sulla domanda di Lorenzo, ma con un taglio un po' diverso, che ne pensi? Ma io penso che per Cesare non sia un passo indietro, assolutamente, anzi, so che lo fa volentieri, lui ha nel cuore anche l'Atalanta, quindi si troverebbe naturalmente di nuovo a casa sua, è bergamasco in pratica, fin dalle origini, quindi assolutamente non è un passo indietro, anche se naturalmente ha frequentato grosse squadre come Galatasaray, Fiorentina, la Nazionale soprattutto, che gli ha dato lustro in quello che è stata la sua attività tecnico-sportiva. Certo. Io penso che se Cesare ha fatto questa scelta l'ha ben ponderata e quindi farà bene lui e farà bene anche l'Atalanta naturalmente. Mettiamoci anche il Parma tra le squadre che ha allenato Prandelli, sì, perché era un bel Parma anche quello il che Parma, ha guidato. Sì, sì. L'ultima domanda per Mino Favini, Lorenzo Benedetto. Sì, buonasera. Le volevo chiedere come verrà accolto Prandelli dopo tutti questi anni a Bergamo e che obiettivi avrà l'Atalanta nel caso in cui un allenatore dello spessore di Prandelli dovesse accettare insomma la proposta della società? Ma io penso che non cambieranno gli obiettivi. L'Atalanta avrà sempre come primo obiettivo quello di una buona salvezza, di una salvezza tranquilla, insomma. Se poi dopo dovesse arrivare qualcosina in più, io penso che Cesare sia in grado di garantirlo anche. Però bisognerà vedere la campagna acquisti, come si completerà e si rinforzerà eventualmente la rosa della squadra. Quindi assolutamente non è un passo indietro per Cesare, ma è un impegno importante che riprende a distanza di tanti anni. Naturalmente pensando a quello che è successo una ventina d'anni fa, insomma. Eh sì. Grazie a Mino Favini, è sempre un piacere parlare con lei. Prego, ci mancherebbe. Buona serata. Buonasera. Abbiamo dunque affrontato anche la questione Prandelli, adesso ci occupiamo di calcio estero perché il Bayern Monaco ha già piazzato due colpi importantissimi, andiamo dunque a collegarci con la redazione, con Ivan Cardia. Buonasera Lorenzo. Chi dice che andrò al Bayern mente sapendo di mentire. Queste le parole rilasciate pochi giorni fa da Mats Hummels, ormai ex difensore del Borussia Dortmund. Nella giornata di oggi infatti il Bayern ha ufficializzato l'arrivo del centrale tedesco, 30 milioni ai gialloneri, un contratto fino al 2021 per lui che sarà una colonna portante della difesa bavarese. Assieme a lui la squadra di Monaco di Baviera ha inoltre ufficializzato l'arrivo di Renato Sanchez, centrocampista classe 97 del Benfica, a cui andranno 45 milioni di euro nell'affare complessivo fra bonus e conguaglio pagato immediatamente. 75 milioni di euro spesi in una sola giornata, inizia a prendere forma il nuovo Bayern di Carlo Ancelotti. L'obiettivo dichiarato è la Champions League, d'altronde lo stesso Ancelotti nel scrivere la sua autobiografia aveva detto «preferisco la Coppa». L'arrivo di Hummels però potrebbe avere delle ripercussioni anche sul mercato italiano, perché sappiamo che da tempo la Juventus è interessata a Mehdi Benassia, difensore in partenza da Bayern Monaco per il non buon rapporto con Guardiola, ma ora anche per gli spazi che si chiudono nella difesa titolare. Quindi staremo a vedere se l'affare Benassia diventerà concreto. Nel frattempo sono diventati concreti i primi due colpi di mercato del Bayern Monaco. Marco Conterio, che grande società il Bayern Monaco, ti viene da dire, eh? Sì, sì, grande società il Bayern Monaco, da postarlo, scherzi a parte, Bayern Monaco è una società organizzatissima, siamo al 10 maggio e il Bayern Monaco ha già comprato. C'è anche la forza economica di cui bisogna parlare. Sì, però il Real Madrid ha questa forza economica, il Chelsea sì, ha ufficializzato allenatore ma non ha preso un giocatore, lo United ancora non ha ufficializzato il prossimo allenatore, cioè c'è Van Gaal che in conferenza stampa dice ma il resto se vinco la FA Cup, insomma Van Gaal se ne faccio una ragione è destinato ad andare, arriverà José Mourinho. Il Bayern Monaco è la miglior società organizzata d'Europa, ha preso il suo difensore centrale, titolare, Hummels, probabilmente uno dei migliori difensori d'Europa, ha preso quello che è considerato universalmente uno dei migliori talenti del mondo, Renato Sanchez insieme a Gonçalo Guedes erano i due talenti del calcio portoghese, del Benfica, e sembrava che dovesse andare allo United con i buoni uffici di Jorge Mendes, 35 milioni più 45 di bonus, cioè il Bayern Monaco ha speso 80 milioni
per il terzo diciottenne più costoso della storia. I più costosi sono Luke Shaw, Wayne Rooney, se consideriamo solo i 35 del costo del cartellino, però è un colpo tanta roba. Hummels è un gran colpo, è il difensore titolare, ha il centrocampista per i prossimi 10 anni, cioè in Italia non c'è stato ancora un acquisto. Il Bayern Monaco si è preso il titolare dell'oggi e il titolare per tutti gli anni a venire. Renato Sanchez non può che entusiasmarti. Sì, sicuramente sì. Poi volevo dire che insomma abbiamo lo scopritore di Renato Sanchez, perché nella tua rubrica un talento al giorno è stato il primo scritto. Comunque oggi abbiamo dei simpatici colleghi, tornerò molto spesso qua. è sempre un piacere. Prima di salutarci, proprio in riferimento alla rubrica Le pillole di mercato, volevi tornare sulle panchine, sui movimenti che ci sono, sì. I vari allenatori che iniziano ad essere accostati sempre più con forza a varie squadre. No, scherzi a parte, insomma oggi ci abbiamo lavorato tanto in redazione, Raimondo De Magistris oggi ha lanciato una notizia abbastanza importante, ovvero quella su Giampiero Gasperini. Si tratterebbe addirittura la risoluzione con il Genoa, quindi qua siamo una notizia davvero importante, fresca, degli ultimi minuti. Con Juric che andrebbe a sostituirlo. Oggi c'è stato un nuovo incontro, è praticamente fatta per l'arrivo di Ivan Juric, però tutte le piazze si stanno muovendo, tutte le piazze potrebbero cambiare, quasi tutte ovviamente, tranne che le grandi. Magari nei prossimi giorni approfondiamo meglio la questione, però anche sulle neopromosse, il Cagliari potrebbe andare lì Gasperini, Crotone, insomma due sono salite in A e due possono cambiare, perché a Crotone potrebbe andare uno tra Rastelli, Stellone, De Zerbi che piace anche all'Empoli, con Giampaolo che può andare alla Sampdoria e Montella può andare a allenare l'Italia o il Milan di cui parlavamo prima. Insomma, c'è tanto davvero di cui tanti parlare, rumors, tanti rumors e tante pillole. Grazie a Marco Conterio. Ciao, ragazzi. E a Lorenzo Di Benedetto. Ciao, buonasera. Grazie a tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento di serata.